Giusto tre parole, un saluto al sindaco di Guardavalle, che ormai è all'amministrazione di Guardavalle, che veramente, lasciatemelo dire in un'occasione del genere, lo dico da consigliere regionale, non abbiamo legami né di parentela né di altro, è un fiore all'occhiello per tutta la Calabria. Ci sono delle pratiche che tra breve, pratiche soprattutto in materia finanziaria del comune, saranno portate come esempio per tutta la Calabria, speriamo di esportarle, di le buone pratiche che vanno esportate. Un complimento all'azienda Spillaciotto, ormai è una realtà, quarto anno se non sbaglio di questa manifestazione, veramente, ed è una manifestazione quest'anno che ha un significato diverso, perché è una manifestazione che arriva nell'anno in cui è stato approvato, sapete che il 20 novembre del 2015 la Commissione Europea ha approvato il piano di sviluppo rurale per la Calabria, una dotazione, sono 1.103 milioni d'euro che vanno sull'agricoltura calabrese, ormai soldi che sono in cassa, sono partiti i primi tre bandi pubblicati. Guardate, due cose voglio ricordare, perché vedo molti ragazzi, è la prima volta che io vado in una manifestazione di agricoltura e vedo tante ragazze e ragazzi. Perché dico questo? Attenzione al pacchetto giovane che è in pubblicazione e i bandi scadranno il 30 settembre. Pregherei i genitori soprattutto, che ci tengono tanto ai propri figlioli, di guardare questa cosa, di guardare il pacchetto giovane. C'è una misura che prevede nelle aree rurali, nelle aree interne addirittura il finanziamento del 70% del progetto più una premialità di 50.000 euro. Vi faccio un esempio. Se la ragazza di fronte che ho di fronte decidesse di avviare un'azienda agricola a Guardavalle Superiore o nell'entroterra e presenta un progetto di 200.000 euro, facciamo un esempio qualsiasi, di contribuzione, beh, avrebbe il 70% già finanziato con la misura 4 e sono quindi il 70% sarebbero di 200.000 euro, 140.000 euro, ai quali si aggiunge la premialità di 50.000 euro su 200.000 euro, quindi 190. È il cosiddetto fondo perduto, non c'è né da restituire né d'altro, c'è da presentare buoni progetti. Penso anche alla, ho parlato prima, non ho il biglietto, un'azienda che produce nel campo di abbigliamento tutto con materiale biologico, quindi che dovrebbe, tra l'altro la sede sociale a Guardavalle, anche nell'innovazione tecnologica, se poi la ragazza decidesse di apportare innovazioni tecnologiche ci sarebbe l'altra premialità di 50.000 euro solo perché ha innovazioni tecnologiche. Allora ci sono appunto, si dice che è il momento più importante della Calabria, il fatto che la Commissione Europea, con tutti i difetti, le critiche che ci possiamo fare, la Commissione Europea abbia elogiato la Calabria per il PSR, è uno dei primi tre piani di sviluppo regionale approvati in Italia, quindi la Calabria non più fanalino di coda, ma finalmente che va avanti rispetto a regioni molto più blasonate. E la Commissione Europea non solo dà i complimenti, ma dice finalmente gli obiettivi, per così come declinati dalla Commissione Europea, vengono perseguiti nel PSR, beh, questo è un momento importante. Penso, noi abbiamo tra l'altro, si parla di grano, di grano particolare, senatore Cappelli, eccetera, eccetera. Penso alle misure che ci sono per la tutela della biodiversità. Sentite spesso parlare di biodiversità, quindi dei prodotti tipici, di ciò che caratterizza una certa regione. Ricordatevi che la dieta mediterranea oggi è patrimonio mondiale dell'umanità, grazie all'UNESCO. Oggi il mondo dell'alimentazione si tinge sempre più di vegano. Guardate, faccio un esempio a Isca Marina, pensate all'azienda Muscolo di Grano che ha vinto Expo 2015 nel campo dell'innovazione. Sono momenti veramente particolari. Basta con questo posto il 27, l'ospedale, l'infermiere, cioè, riappropriamoci delle nostre cose, noi siamo la gioielleria del mondo. La Calabria, io lo dico sempre, scusate l'espressione un po' villana, dico che terra baciata dal Signore e sputata dall'uomo, vi chiedo scusa se un pochettino è scurrile l'espressione, ma di fatto è questo, se noi sfruttassimo i prodotti che abbiamo nostri, li valorizzassimo per così, adesso ci sono le occasioni, io penso che, faccio un esempio del mio paese, io sono stato amministratore per tanti anni ad Amarna e lì è nata l'amicizia con Ossia, con il vostro sindaco, da amministratore ad amministratori, Raffaele è un mio fratello minore oramai, ma vi voglio dire, avevamo il miele come esempio, io ho messo assieme le aziende che producono il miele, ci siamo abbinati a Città del Miele, da quello che era una semplice avventura, produttori che avevano un po' di arnie,
vi dico che oggi noi esportiamo 1000 quintali di miele da Amaroni, ma li imbottigliati, si mettono nel boccaccio per intenderci, trasformazione, vanno direttamente nella distribuzione, non diamo il miele a 10 centesimi e ce lo rivendono a 5 euro sugli scaffali dei supermercati, li vendiamo noi. Vi posso dire che ho 30 persone ad Amaroni che vivono in maniera non dignitosa, qualcosa di più, 2 fattorie didattiche, 150 scuole in media che arrivano dalla Calabria, da tutta la Calabria durante l'anno, 150 scuole, la media ad Amaroni. Oggi ad Amaroni ci sono 7 bed and breakfast, un agriturismo, un ristorante, 3 ristoranti, 8 bar, vuol dire che il movimento c'è, perché arrivare solo alle fattorie didattiche significa comprare ad esempio il gadget, la bomboniera, l'oggettino di miele, oltre che ogni bambino che va compra il boccaccio. Ecco, queste sono le grandi cose. Turismo, agricoltura, le due grandi direttrici su cui si deve muovere lo sviluppo della Calabria. La lezione l'abbiamo capito, c'è bisogno però che tutto assieme, il salto di qualità lo si fa assieme. Parlavo prima con un imprenditore agricolo che però non sapeva molto di queste cose. Oggi è domenica, io sono qua proprio per pubblicizzare, stiamo andando avanti e indietro, tutta la regione Calabria. Basta con il clientelismo, basta andare a leccare i piedi a qualcuno che magari neanche se lo merita perché è incapace. Riappropriatevi del vostro avvenire, del vostro sviluppo, ci sono le possibilità. Penso al rischio idrogeologico, e questa è la zona dove ho avuto pure problemi di rischio idrogeologico, ci sono i contributi per aiutare le aziende che puntano alla mitigazione del rischio idrogeologico. Io dico una frase, la dicevo prima, siccome sono nipote di contadini, pure io, mio nonno è un contadino, mia nonna è contadina, mio padre è fratello di 8, 7 fratelli, una sorella, uno studiava una volta e 8 lavoravano. La terra per me mi ha dato tutto, la campagna ha dato tutto, e so, quando vedevo anche alcune operazioni, sono nato in quelle operazioni, sono cresciuto a piedi nudi, ricordatevi, perché ho 51 anni, non 25, quindi certe cose le conosco e so bene i valori che esprimo. Questa è la strada, guardate, che dobbiamo inseguire, dicevo, col rischio idrogeologico, dove c'è un contadino non c'è il rischio idrogeologico. Dove c'è chi coltiva la terra non c'è il rischio idrogeologico, è arrivato laddove è stata abbandonata la terra ed è entrata la speculazione edilizia selvaggia. Interessi di pochi, non interessi diffusi. Provate una cosa, e vi chiudo solo con questo, con una frase, una battuta che dico spesso. Mi sono ritrovato una volta sia in ambito europeo sia in ambito in Nord Italia, e ho fatto l'esempio e gli ho detto: che cos'è Uspicuna, perché non loro parlano, la pannocchia. Volete mettere la pannocchia dell'Emilia Romagna o della pianura padana, della Lombardia, Uspicuna nostro, volete mettere un pomodoro? Quando si parla di dieta mediterranea, patrimonio dell'UNESCO, signori miei, non è il prodotto dell'agricoltura da Roma a salire, è da Napoli a scendere, siamo noi. Vi ripeto, pensate a questa frase, terra baciata dal Signore, sputata dall'uomo, smettiamo di sputarla. Impariamo ad apprezzarla, ad utilizzarla e a svilupparla, anche a specularci sopra, ma in senso buono, nella sua valorizzazione. Quando uno vede un paesaggio del genere, quando uno arriva qua, pensate come vi state sentendo tutti, finalmente ci sono anche le misure. Non vi sto adesso a fare, poi col sindaco stavamo parlando di fare anche delle cose, con Raffaele anche delle cose molto più appropriate, ad esempio un giorno si verrà a Guardavalle, che l'amministrazione ci tiene tanto, è molto molto sensibile a queste cose, poi sarà a voi, spetterà a voi stabilire se li dovete votare o non votare, caro Penossia, sono fatti vostri, ma che faccia tanto, ve lo posso garantire, che siano sempre impegnati in prima linea, questo è molto importante. Organizzeremo a breve anche con funzionari e con proprio della Regione Calabria, del Dipartimento Agricoltura, con tanto di slide, in modo tale che si possa vedere in concreto nel comune di Guardavalle quali sono le misure e come farlo. Si aprirà uno sportello, altra cosa che voleva fare il sindaco, che mi chiedeva un aiuto e che chiedeva anche un appoggio in questo. Si aprirà a Guardavalle uno sportello del cittadino che seguirà le pratiche. Raffaele, chi per lui e chi per il sindaco, le pratiche che saranno presentate da Guardavalle, perché altra abitudine del passato. Un giovane presenta la pratica, dopodiché se arriva, dove io ti ho portato a presentare la pratica. No, la pratica deve essere seguita e controllata, è tutto su internet. Non si dovrà più dire quella pratica perché è passata avanti e perché la mia non è passata, ognuno potrà controllare. Passeranno le pratiche ovviamente che siano all'altezza di uno sviluppo.
non basta solo dire io chiedo 200.000 euro, sarà anche premiata l'idea, l'originalità. Quindi chiudo con questo, pensate alle marandelle, le hanno scoperte in tutto il mondo, le mangiavamo solo noi fino a quest'anno, sono state scoperte le marandelle, c'è un giro a livello mondiale impressionante, quindi non sono più solo bergamotto o clementine e altri. Un frutto che pensavamo, io l'ho sempre mangiato, il mio paese è sempre mangiato, lo hanno scoperto. Vi dico, con le angurie calabrese abbiamo chiuso un contratto l'altra volta alla Lamezia Terme con il governo austriaco, con nella Cosmesi, per cui le angurie di Lamezia Terme vanno nelle industrie della Cosmesi, nelle industrie farmaceutiche, le piante officinali, altra grande scommessa. La zona dell'Ametino, ma tutta la Calabria, è considerata la terra più vocata per le piante officinali. Quando si parla di piante officinali si prendono le molecole nel campo farmaceutico per curare malattie come i tumori, i cancri, eccetera, eccetera. È la nuova frontiera. La Calabria può andare veramente avanti, quindi, ma c'è bisogno anche di una nuova mentalità. Si procede tutti assieme, bisogna stare assieme, associazioni, coltivatori, imprenditori, politica, dirigenti, amministrazioni, sindaci, tutti assieme in un nuovo affratto. Io sono ottimista di natura, guai se non lo fossi, forse perché sono calabrese. Sono ottimista di natura e sono convinto che insieme ce la possiamo fare. Quindi avevo detto che non la facevo più lunga. Vi chiedo scusa, ma informatevi per favore, anziché andare dal solito bullo di turno, chiamiamolo così, che si accaparra poi le pratiche, ci specula o condiziona o ricatta le persone. È tutto adesso sotto gli occhi di tutti, i nuovi mezzi di comunicazione servono a questo. Informatevi e seguite i vostri figli e per favore a tavola stasera, domani fate una riflessione su quello che vi ho detto adesso, dite ai vostri figli, con le vostre famiglie, occupiamoci di queste cose, aprite il portale della Regione Calabria e lì sopra troverete tutto pubblicato, ci sono i nuovi metodi. Quindi grazie di nuovo a Squillaciotti per... che veramente sta facendo cose enormi, grazie al Guardavalle, all'amministrazione, e speriamo di avere, anzi ci sarà un'altra occasione in quest'estate, nell'estate proprio entro il mese di agosto la faremo a Guardavalle per dare esempi di queste cose, come si realizzano e come si possono mettere in concreto. Grazie e buon divertimento.